Allora ragazzi, buonasera a tutti, spero che l'audio sia ok. Allora, buonasera a tutti, datemi un attimo un check che l'audio è ok, ripartiamo tra 5-10 minuti come previsto per le ore 19. Se mi dite che è tutto a posto, io... Ok, audio forte e chiaro, perfetto ragazzi, ottimo. Ok, magnifico. Allora partiamo tra giusto 5 minuti, anticipiamo un pochino. Ho iniziato a vedere che fosse tutto in regola con il webinar, quindi qualche minuto ancora di attesa e partiamo. Va bene?
Ok, allora ragazzi, credo che possiamo partire con il webinar. Allora, datemi ancora un piccolo check audio-video, ditemi che è tutto chiaro, che riuscite a vedermi, che riuscite a vedere le slide e riuscite a vedere anche me. Datemi un piccolo feedback, ok, che è tutto, ok, perfetto, yes, mi vedete e mi sentite, audio e video, ok, magnifico, ok ragazzi, allora iniziamo oggi 22 dicembre questo percorso, questo corso sull'analisi retail intitolato Dalla teoria alla pratica. Sarà un appuntamento settimanale tutti i mercoledì. Un ciclo di webinar offerti da Tikmill, quindi un percorso formativo che inizierà di fatto con l'analisi retail, che è un po' il cuore pulsante della nostra operatività, del nostro modus operandi. Non riusciremo a completare tutto il percorso, ovviamente, in un solo webinar. Questi webinar avranno una durata di un'oretta, quindi credo che avremo bisogno di 2-3 appuntamenti per poter sviscerare l'intero percorso. Ovviamente, prima di iniziare questo cammino insieme, diamo spazio al disclaimer come d'obbligo nei confronti anche del broker. Allora, i CFD sono strumenti complessi e comportano un elevato rischio di perdita di denaro in tempi brevi a causa della leva. Il 61% dei conti di clienti al dettaglio di Tikmill Europe Ltd perde denaro facendo trading con i CFD. Valuta se comprendi come funzionano i CFD e se puoi sostenere l'elevato rischio di perdere denaro. I contenuti di questo materiale didattico sono offerti da terze parti e non da Tikmill ed hanno carattere puramente educativo e non costituiscono alcun incentivo di investimento. Chiunque intraprenda questa attività lo fa per sua spontanea decisione, assumendosene tutti i rischi. Di conseguenza, gli autori e Tikmill non si assumono nessuna responsabilità per eventuali decisioni di investimento prese dai partecipanti e dagli iscritti. E declina ogni responsabilità nei limiti della legge per danni diretti o indiretti connessi a questo servizio. Le opinioni espresse dai relatori non necessariamente rispecchiano quelle di Tikmill, a meno che non sia stato specificato. Ok, allora, fatta questa dovuta premessa, iniziamo il nostro percorso insieme. Allora, comincio col presentarmi. Allora, io sono Salvatore Bilotto, un trader, analista indipendente. Trovate i riferimenti per quanto riguarda la mia mail, così potete in ogni caso mettervi in contatto anche alla fine di questi webinar. Se avete domande, dubbi, curiosità, volete approfondire un qualsivoglia aspetto, potete scrivermi senza problemi. Trovate tutti i contenuti che riportiamo questa sera alla pagina Facebook di Tikmill Italia, come al canale YouTube, quindi avrete le registrazioni di questi contenuti al canale YouTube di Tikmill Italy. Ovviamente avete riferimenti per i canali Telegram, sia Working Forex che il mio personale, Salvatore Bilotta Trader, dove potete contattarci e avere tutti i chiarimenti che volete su quello che stiamo per intraprendere come percorso formativo insieme. Allora andiamo a vedere un pochino quale sarà questo percorso didattico che faremo insieme, come si svolgerà, i punti cardine. Allora, innanzitutto, questa teoria, questo studio dell'analisi retail parte da un presupposto teorico che è quello di andare ad analizzare il posizionamento sul mercato delle due facce, delle due componenti fondamentali del mercato finanziario, nel caso specifico il mercato valutario. Andremo a vedere le cosiddette mani forti, cioè coloro i quali sono classificati come investitori professionisti e quindi sono coloro i quali molto spesso muovono le direzioni, i fili del mercato, e ovviamente la controparte naturale, cioè noi investitori al dettaglio, piccoli trader, cosiddetti retail, come vi farò vedere come siamo naturalmente posti ad essere controparte naturale delle mani forti. Ovviamente questa è la premessa teorica che ci guiderà poi pian pianino verso un percorso sempre più approfondito, che saranno poi gli strumenti, quindi lo studio di tutti gli strumenti che noi abbiamo a disposizione
per l'analisi del posizionamento di retail ed infine le metodologie vere e proprie per effettuare del trading. Quindi è un percorso, un corso completo che vi guiderà dalla A alla Z per giungere di fatto ad un primo trade che è fatto sul mercato. Quindi avremo modo di fare sessioni anche operative e quindi andremo a vedere insieme quello che stiamo adesso spiegando, come si andrà a concretizzare nella pratica. Allora, partiamo dal principio fondamentale, cioè perché andiamo a studiare i retail. Innanzitutto dobbiamo chiarire che noi utilizziamo l'analisi retail come analisi contrarian, cioè vediamo come sono posizionati i retail sul mercato per avere un immediato sentiment di cosa stanno facendo le mani forti. La nostra volontà principale è quello di assecondare il posizionamento delle mani forti, cioè noi tradiamo insieme con i grandi speculatori. Quello è il nostro obiettivo. E dobbiamo quindi sapere utilizzare al meglio tutti gli strumenti dell'analisi retail come specchio delle mani forti. Andiamo quindi a capire come si può sapere, come possiamo capire dove sono posizionati su ogni asset le cosiddette mani forti. Allora andremo a vedere. Ovviamente, cos'è la Commodity Future Trading Commission, il COT Report, come il mercato è composto da un lato buy e un lato sell, e quindi vedremo che il mercato è una medaglia con duplice faccia e capiremo quindi dove noi piccoli retail siamo posizionati all'interno di questo mercato e ovviamente giungeremo alla conclusione che i large speculator, cioè i grandi investitori, sono per lo più dei naturali trend follower. Ok, andiamo avanti e cominciamo a capire quindi i dati che noi andiamo a rilevare periodicamente, quindi il cosiddetto, il famoso COT report, cioè quel report fatto dalla Commission Future Trading, Commodity Future Commission Trading, del posizionamento delle mani forti sul mercato. Cioè, noi abbiamo l'opportunità di conoscere il vero posizionamento delle cosiddette mani forti sugli asset finanziari, sui futures quotati al CME di Chicago. Cioè, c'è una commissione che ha il compito di garantire la trasparenza e quindi di dare trasparenza al mercato. E cosa fa? Fa un lavoro molto 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 importante e di un grande valore per noi, perché raccoglie di fatto tutti i dati, tutti gli ordini immessi sui future a Chicago, quindi un mercato regolamentato, dove gli ordini sono ben noti, li va a catalogare, quindi identifica ogni ordine a quale categoria di trader appartiene e ci dà quindi il risultato, ci dice quante posizioni sono long, quante posizioni sono corte e soprattutto a chi appartengono le posizioni lunghe e le posizioni corte. Quindi ci fa un lavoro davvero, davvero importantissimo. Dove cominciamo a vedere qualche piccola crepa in questo sistema, perché altrimenti basterebbe andare a posizionarsi in scia con le mani forti e semplicemente riuscire ad assecondare il modus operandi di chi sui mercati in genere è sempre dal lato giusto. Non funziona così perché questi dati vengono rilevati molto spesso, vengono rilevati il martedì di ogni settimana. La commissione utilizza il mercoledì e il giovedì per l'elaborazione di questi dati, quindi va a catalogare ogni ordine a chi appartiene, quindi se sono ordini di retail, trader al dettaglio, investitori, intermediari, fondi speculativi, andremo adesso a vedere le varie categorie che ci sono sul mercato, e pubblica questi dati, quindi rende questi dati pubblici il venerdì. Ora, ovviamente avremo di mezzo ancora il sabato e la domenica dove i mercati non lavorano, per cui a noi piccoli trader al dettaglio questi dati giungono il lunedì seguente, di fatto a distanza di una settimana. Sono ovviamente molto 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 lenti, quindi il sentiment che noi andiamo ad analizzare come
volontà di comprare o vendere un determinato asset da parte delle mani forti ci giunge con netto ritardo. Dobbiamo quindi essere molto cauti su questo difetto. Allora, il Quad Report di per sé viene spesso identificato solo come il posizionamento netto corto, ad esempio sul future euro o sul future dollaro, magari, ma non è così. La commissione di cui vi ho messo anche il link qui, potete quindi andare a verificare se i dati che vi sto dicendo sono veritieri o no, c'è scritto tutto sulla pagina ufficiale della commissione. Sono in realtà quattro. Allora andiamole a vedere: c'è il report legacy, supplemental, disaggregated e poi quello il traders in future finanziari. Ognuno tratta un comparto diverso degli strumenti finanziari che ci sono sul mercato. Quindi andremo a vedere, ad esempio, i contratti sulle materie prime, che sono un report a parte, o ad esempio quelli sul petrolio, gas naturale, elettricità, metalli, ancora una sezione separata. E infine, quello che ci interessa a noi, quindi il Quad Report, è più che altro il termine generico per identificare il report che compie la commissione. Poi via via si va a suddividere le categorie, quindi vari asset che vengono lavorati sui future a Chicago. Quelli di nostro interesse sono ovviamente i traders in financial future, cioè quelli che vanno a trattare i contratti finanziari come le valute, titoli del tesoro americani, euro, dollaro, azioni, VIX e via del genere. Ok, quindi strumenti prettamente di nostro utilizzo. Preso questo comparto, quindi non andiamo a prendere il Quad Report in generale, ma solo quello relativo ai future finanziari. Andiamo a vedere come vengono catalogati i vari attori che si trovano su questo mercato. Allora avremo quattro grandi categorie. Il primo sono i dealer, cioè l'intermediario, coloro i quali fanno da tramite tra tutta la parte che vuole accedere al mercato e il mercato stesso. Quindi da solo il mercato non può gestirsi, ci sono degli operatori appositi per il transito degli ordini. Poi avremo ovviamente gli istituzionali, che sono poi quelli di nostro maggiore interesse, i fondi ovviamente di investimento e tutte le altre categorie. Noi vi ho riportato qui di fianco uno screen, ok, cerco di spostarmi un pochino, uno screen di quello che è il grafico dato dal sito di Bar Charts, molto molto lineare, cioè avete il prezzo del future, in questo caso vi ho riportato il British Pound come esempio, sotto avete due ulteriori grafici con due diverse raggruppazione, due diversi raggruppamenti. Quello di sotto prevede le quattro categorie che vi ho appena detto, quindi avremo di fatto gli intermediari, gli istituzionali, poi i fondi, ok, i fondi a leva e ovviamente tutti gli altri. Ora, vista così, sono di fatto tante le categorie ed è un grafico anche abbastanza confuso. Non riusciamo di fatto ad identificare noi, piccoli retail, in che parte del mercato siamo e come ci stiamo noi muovendo in relazione ai prezzi del mercato. Quindi a cosa ci serve sapere questa informazione? Ci serve a capire che il mercato è composto da due facce, cioè un lato il cosiddetto sell side e l'altro il cosiddetto buy side, cioè un lato che è compratore e l'altro che è venditore, chiedo scusa. Il lato che vende di fatto sono gli intermediari, cioè coloro i quali offrono un servizio. Se io, investitore, supponiamo, grande speculatore, voglio andare sul mercato a comprare delle azioni o andare a comprare un'opzione, andare a comprare un future, ad esempio, sul dollaro americano, dovrò passare per un intermediario il quale mi venderà un prodotto e quindi guadagna sulla commissione, quindi sulla vendita di quel prodotto, ed è sempre il lato costo del mercato, mentre tutti gli altri che vogliono accedere al mercato, che sia esso in acquisto o in vendita, saranno considerati il lato che acquista, cioè quelli che usufruiscono del servizio. Questa è la prima grande classificazione, ma noi dobbiamo fare un passo in più, cioè dobbiamo capire noi piccoli retail, quindi noi trader al dettaglio, come veniamo catalogati. Allora, di fatto si vengono a costituire
tre grandi categorie, ok? I large speculator, poi abbiamo gli small speculator e noi i commercials, ok? Questa è la grande catalogazione che fa, chiedo scusa, la commissione. Cioè la grande informazione che ci viene data è capire un ordine, quindi un determinato volume di ordini a chi appartiene. Se noi vediamo grandi quantità di acquisto, chi sta comprando sul mercato, chi sta vendendo? Allora, la prima informazione che riusciamo a tirare via da questi dati è che il mercato è un gioco a sommatoria zero. Questa può sembrare una banalità, ma è un'informazione molto, molto, molto utile perché ci fa vedere che gli grandi speculatori, insieme ai piccoli speculatori, quindi la sommatoria delle loro posizioni, ci dà di fatto la totalità dei nostri ordini. Noi piccoli speculatori, quindi i cosiddetti commercials, vi ho riportato l'esempio dell'ultima rilevazione sulla sterlina, siamo al momento corti di 54.000 624 contratti, ok? Siamo su queste posizioni e guarda caso è la totalità, basta fare la somma, delle posizioni delle mani forti. Quindi cosa capiamo da questa distinzione? Qual è l'informazione pregiata che ci viene offerta? Che non c'è mai un lato che predomina, cioè se le mani forti sono tutte lunghe, i retail saranno la controparte corta. Se le mani forti sono corti, noi retail saremo dall'altro lato e saremo lunghi. La somma deve essere sempre zero. Ma voi mi potreste dire, ok, ma i grandi speculatori, quindi large speculator, non sono la totalità del mercato. È vero, ci sono anche i più piccoli speculatori, ma di fatto il peso che hanno i large speculator all'interno del mercato, quindi alla totalità del mercato, è ovviamente predominante. Quindi la conoscenza di come sono posizionate le mani forti su un determinato asset finanziario ci fa capire quanta influenza possano avere sulla direzionalità di quell'asset. Se le mani forti sono corti, ad esempio, su un qualsiasi asset, che può essere ad esempio l'euro, va da sé che il peso sul mercato delle mani forti è notevole, ma noi di fatto non possiamo conoscere il posizionamento delle mani forti se non a quasi una settimana di distanza dalla rilevazione che ha effettuato la commissione. Come facciamo quindi ad utilizzare in maniera tempestiva questi dati? Da qui l'esigenza di utilizzare l'analisi retail, cioè noi andiamo a studiare la componente commercials del mercato proprio per capire come si stanno approcciando le mani forti. Io so una certezza che è quella che le mani forti sono esattamente in un sentiment opposto ai retail. Se i retail sono per lo più lunghi, le mani forti saranno corte. È un fattore matematico dal quale non si scappa. Potete fare la prova, andate sul sito di barcharts.com, prendete un qualsiasi asset finanziario, un future di vostra scelta, euro, sterlina, quello che preferite, fate la somma, ok? Quindi la somma dei large speculator più gli small speculator e troverete sempre la totalità dei commercials. Quindi i contratti lunghi e corti daranno sempre una sommatoria pari a zero. Questa è un'informazione che ci garantisce che lo studio del posizionamento commercials, quindi dei retail, è di fatto lo studio speculare del posizionamento delle mani forti. Se i retail stanno vendendo, al 99% ci saranno le mani forti ad essere controparte, staranno comprando perché la somma deve essere zero. Quindi il nostro studio si fonda su quella che è la tempistica dei dati. Noi riusciamo ad avere i dati in tempo reale sui retail e studiamo quelli per capire come sono posizionate di fatto le mani forti sul mercato. Bene, andiamo avanti. Ci sono di fatto i siti come ad esempio Bar Charts che offre il posizionamento netto
netto delle mani forti. Cioè la slide che vi ho fatto vedere prima, il posizionamento di large speculator, è già epurato da chi è lungo e chi è corto, perché ovviamente gli ordini che sono sul mercato non sono unidirezionali. Anche i large speculator avranno un duplice sentiment, sia long che short, ma la risultante, quindi il posizionamento netto delle mani forti, ci viene offerto già lavorato da diversi siti, come ad esempio Barcharts. Allora, noi settimanalmente facciamo una raccolta di questi dati, quindi andiamo a schematizzare, ok, questi dati in un grafico abbastanza semplice, dove vediamo il posizionamento delle mani forti della settimana precedente, la settimana, quindi l'ultima rilevazione in atto, e come, quindi qual è il sentiment predominante sul asset finanziario. Andiamo a valutare ovviamente gli asset finanziari relativi alle valute. Quindi andiamo a vedere euro, la sterlina, lo yen, dollaro australiano, canadese, franco svizzero, New Zealand e dollaro americano. Quindi vediamo le major come vengono tradate dai grandi speculatori. In basso a sinistra vediamo qual è la posizione netta su tutti gli asset, come se fosse di fatto un unico grande portafoglio. Cioè, noi vediamo che questa è la rilevazione della scorsa settimana, quindi non quella attuale, ma quella precedente. Vediamo che ipoteticamente le mani forti sono corti quasi su tutti gli asset finanziari, quindi su tutte le valute, eccezion fatta per il dollaro. Qui vediamo ancora New Zealand, ma l'attuale rilevazione è cambiata già. Quindi, di fatto, noi riusciamo ad avere il sentiment netto, quindi il posizionamento netto epurato da tutte le rilevazioni long, short, quanti contratti. No, andiamo a vedere di fatto quanti contratti netti ci sono in una direzione. Io vado a vedere, ad esempio, che sull'euro dollaro sono 8.299 i contratti netti corti. Quindi io so che il posizionamento, il sentiment che si sta sviluppando sul mercato è netto corto. Bene, non mi basta come informazione. Perché non mi basta? Perché avere solo una settimana di rilevazioni, quindi confrontare 2 settimane, 2 rilevazioni, è un termine troppo poco incisivo, perché è un posizionamento di lungo periodo quello delle mani forti. Le rilevazioni vengono fatte, vi ho detto, una volta a settimana, i dati pubblicati con una settimana di ritardo, l'informazione che ci viene data dal Cot Report è quindi un'informazione di lungo respiro, non può essere utilizzata e non deve essere utilizzata come informazione di breve. Se io prendo una qualsiasi rilevazione e dico: oh, caspita, qui le mani forti sono lunghe di dollaro, io compro dollaro senza guardare nulla. Sbagliatissimo. Noi non sappiamo nel momento in cui andiamo già ad analizzare i dati sono già di una settimana precedente, sono già in netto ritardo. Quindi dobbiamo andare ad analizzare un trend, un movimento di ampio respiro. Io vi ho fatto l'esempio qui della schermata nel dettaglio delle rilevazioni dell'ultimo anno, circa due, più o meno un anno e mezzo, su euro-dollaro. Bene. Cosa vediamo? Vediamo che da agosto circa del 2020, quando i retail, quando le mani forti erano ai massimi delle loro esposizioni nette lunghe, quindi eravamo oltre i 200.000 contratti netti lunghi sull'euro, di fatto hanno lentamente, lentamente, rilevazione dopo rilevazione, con qualche picco respiro, poi si torna giù, hanno di fatto scaricato via tutti i loro contratti lunghi, fino a giungere a posizionamenti netti corti. Se noi prendiamo un qualsiasi grafico di euro-dollaro, andiamo a vedere come sono posizionati o come erano posizionati, quindi quali erano i prezzi di euro-dollaro agli inizi, quindi di fatto ad agosto circa del 2020, e vediamo oggi, ad agosto del 2020, ve lo dico io, ad agosto del 2020 parliamo che i prezzi erano sulle fasce di circa 1,1950, abbiamo toccato poi picchi di 1,21 nel gennaio circa, per poi collassare fino agli attuali prezzi di 1,13, 1,12 e 50. Quindi di fatto, il posizionamento delle mani forti deve essere letto come un trend, perché la maggioranza di loro lavora in trend follower, seguono una direzionalità di ampio respiro.
Quindi andare a leggere la singola rilevazione e posizionarsi in linea con quella, purtroppo ci crea uno scompenso temporale che può procurarci un ingresso tardivo sul mercato, ma ci dà di sicuro un'informazione chiara che è quella del sentiment direzionale di più ampio respiro. Bene, cosa quindi concludiamo all'inizio di questa nostra prima analisi? Cosa capiamo da tutto ciò? Leggiamo la slide. Ne concludiamo che i large speculator, anche detti maniforti, sono naturalmente dei trend follower, ok? Hanno un grosso peso all'interno del mercato, perché vi ho fatto vedere quanta percentuale hanno all'interno della totalità degli ordini, quindi hanno un peso predominante all'interno del mercato. Quindi conoscerne il posizionamento, il sentiment, che sia esso netto, lungo o corto, ovviamente è un riferimento molto 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 importante. Il sentiment in riferimento a un dato asset è di certo un'informazione che può aiutare il nostro trading, non è l'informazione chiave, ok? Per questo il percorso che io vi sto proponendo è un percorso che giungerà poi con l'analisi retail, con degli strumenti tecnici al trading, ma non ci è sufficiente conoscere il posizionamento delle mani forti, perché i dati forniti sono in netto ritardo. Allora, in questa ora non esiste una verità assoluta, questo ve lo sottolineo, perché altrimenti saremmo tutti milionari, basterebbe accodarci a questi dati e saremmo tutti vincenti sul mercato. Non funziona così. O uno strumento unico può portare alla facile ricchezza, anche la lettura di questi dati ha pesanti contro da valutare, come il notevole ritardo con cui abbiamo accesso ai dati, ok? La scarsa frequenza con cui questi ultimi vengono pubblicati, cioè una rilevazione a settimana, è davvero molto molto poco. Di certo non possiamo, immaginate di avere una piattaforma qualsiasi a vostra disposizione per il trading che vi fornisce dati una volta a settimana. Di certo non potreste fare dello scalping o del trading intraday. Quindi va da sé che sono dati molto lenti che danno un'informazione di ampio respiro e vanno letti con una cronostoria, non letti come singola rilevazione. Tutte queste lacune devono essere ovviamente in qualche modo colmate e qui entra in gioco l'altra faccia della medaglia, ovvero, okay, i retail, cioè noi andiamo di fatto a vedere il posizionamento dei retail, perché quello che abbiamo capito è che il retail, il trader al dettaglio, è controparte naturale delle mani forti. Quindi se io posso avere immediatamente il sentiment che c'è sul mercato dei retail, posso sapere di fatto come sono posizionate le mani forti. Se io oggi vado a leggere che i retail stanno vendendo i dollari, con buona probabilità avrò le mani forti dall'altro lato che lo stanno comprando. Quindi riesco ad avere un'informazione che altrimenti dovrei attendere una settimana per avere un'informazione, tra l'altro anche tardiva. Quindi comincio ad analizzare il posizionamento di retail per sfruttarlo a mio vantaggio, ponendomi contrarian a quel sentiment, perché so che il retail è tendenzialmente contro il trend principale. Perché se è vero che le mani forti sono sempre in linea con il trend che guida il mercato, i retail sono sempre all'opposto, sono la controparte e lavorano sempre in maniera contraria. Quindi io utilizzerò questa preziosa informazione per fare un trading contrario a quello che è quello dei retail. Quindi andrò a fare il contrario di quello che fa la maggioranza, visto che la maggioranza perde sui mercati, sbaglia il suo timing, lavora sempre contro il trend principale. Io sfrutterò questa informazione per fare un trading migliore, un livello superiore. Bene, abbiamo visto quindi come leggiamo i dati delle mani forti. Vediamo come io posso leggere i dati dei retail, perché io ho bisogno di questa informazione. Quindi dove vado a prendere questi dati? Come andare a leggere il sentiment che c'è su ogni basket valutario? Perché di fatto il lavoro sui future ci viene fornito dalla commissione di controllo e vigilanza del CME di Chicago, e quindi ci fa già un lavoro di scrematura, di sintetizzazione, di raccolta e catalogazione dei dati. Ma noi come facciamo ad avere questo lavoro? Come facciamo ad avere queste informazioni organizzate sul fronte dei retail? Quindi abbiamo bisogno di andare ad avere informazioni organizzate. Non ci basta la totalità degli ordini, così come non ci bastava sul fronte delle mani forti. Quindi andremo a vedere il sentiment, come si sviluppa sui vari basket valutari, i cambi di sentiment ovviamente, e infine giungeremo quindi ai retail che
come controparte naturale delle manifolti, avranno un'operatività sempre in mini-reverting. Mentre abbiamo detto le manifolti seguono tendenzialmente il trend, quindi si posizionano sempre su trend molto direzionali, i trader al dettaglio, che sono naturale controparte delle manifolti, fanno il lavoro esattamente contrario, cioè cercano di prendere il coltello che cade e continuano a fare un'operatività in mini-reverting. Procediamo. Allora, la fonte più attendibile che abbiamo per il posizionamento di retail è ovviamente MyFXBook. Allora, andiamo a chiarire un concetto che magari molti di voi non sanno. I future a Chicago ovviamente vengono lavorati su un mercato regolamentato. Ci sono dei volumi, ci sono degli ordini, abbiamo una centralità. Quindi gli ordini confluiscono in un unico punto e abbiamo quindi la totalità dei volumi che poi vengono organizzati. Ciò non può avvenire sui CFD. Purtroppo la maggioranza dei retail non lavora i future, o comunque anche se si lavora, ma è una piccola parte, per ottenere questi dati. Poi abbiamo visto che i future abbiamo i dati, sì, dei commercial e quindi dei retail, ma sempre a una settimana di distanza. L'unico modo per accedere a informazioni più immediate è cercare una fonte attendibile di dati che ci fornisca il posizionamento sui CFD. Allora, abbiamo bisogno di un campione statistico. I CFD sono mercati, sono strumenti lavorati in un mercato OTC, cioè over the counter. Non c'è un flusso di ordini che si concentra in un'unica sede, ma sono sparpagliate nel mondo, per cui la totalità dei volumi non riusciremo mai ad averla. Dobbiamo naturalmente avere un campione statistico che sia quanto più ampio e più attendibile possibile. Cioè, più è ampio il nostro campione che utilizziamo, maggiore ovviamente l'affidabilità di questo campione. Al momento i dati che andremo ad utilizzare per la nostra analisi vengono offerti da MyFXBook, che è uno strumento di diario fondamentalmente, dove un gran numero di retail, di trader, anche professionisti, ma comunque al dettaglio, aggancia i propri conti per monitorare l'andamento dei conti, monitorare, rendere poi pubblici le loro performance, insomma, campiona davvero tanti tanti conti che sono super partes, quindi al di là del broker, molti broker offrono i volumi che vengono scambiati, ma sono volumi relativi al singolo broker, cioè io posso dirti quanti volumi tratto io, ma non so un altro broker quanti volumi tratta e come li tratta. Quindi MyFXBook ci dà di fatto dati super partes che hanno un valore ovviamente maggiore. Questa è la schermata che ci si presenta in genere andando sul sito di MyFXBook. È valida, ma obiettivamente è abbastanza scarna, cioè ci offre soltanto il sentiment long short con una barra colorata, senza dettagli maggiori, voglio dire. Poi vengono identificati solamente i singoli strumenti, quindi non abbiamo l'informazione della totalità del basket, quindi ad esempio la totalità degli ordini che c'è su euro, noi non lo sappiamo, dobbiamo andare a vedere euro dollaro, euro Australia, euro yen, ma la totalità del sentiment che c'è su un determinato asset finanziario non la riusciamo ad avere. Abbiamo poi ovviamente i prezzi medi di carico, un po' di informazioni varie, ma decisamente scarno. Abbiamo la fortuna di avere il lavoro fatto da programmatore Salvatore Labriola, che ha fatto un lavoro davvero eccezionale sulla base di questi studi che sono partiti ovviamente da Giuseppe Ciricola. Tutti conoscete il country manager ovviamente di Tikmill Italia, quindi è di fatto suo questo studio. Io l'ho solo confezionato, l'ho approfondito e vi sto offrendo quindi un materiale didattico per poter seguire un percorso delineato, un percorso già tracciato di studio di questa metodologia. Allora, cosa abbiamo? Che lavoro aggiunto abbiamo a quei dati che erano decisamente abbastanza scarni? Abbiamo un valore aggiunto notevole, che è il raggruppamento dei basket finanziari. Cioè, noi abbiamo la possibilità di conoscere
il sentiment, il posizionamento dei retail, quindi del trader al dettaglio, per ogni singolo basket finanziario. Quindi ad esempio il paniere euro nella sua totalità, cioè quanti ordini sono lunghi ad esempio su euro dollaro, più euro yen, euro sterlina, qual è il sentiment che si sta sviluppando sull'euro. Noi abbiamo visto che la controparte che andiamo a vedere, cioè i future, sono di fatto su un asset che è l'euro. Poi va da sé che euro-dollaro è il cambio principale, quello che viene più lavorato ed ha un peso maggiore, ma di fatto il sentiment che si sviluppa su euro-dollaro e quindi sull'euro trascina con sé ad esempio anche euro-yen o anche euro-sterlina. Cioè noi dobbiamo capire qual è la volontà che c'è su un determinato asset, qual è la voglia di comprare o vendere un determinato asset valutario. E questo ci dà la possibilità di valutare basket dopo basket come sono posizionati i retail. Ad esempio, ci danno immediatamente le percentuali, quindi un numero immediato, vediamo che il 69%, questa è la rilevazione del 17 di dicembre 2021 fatta a mezzogiorno, quindi vedete anche la data in cui è fatta la rilevazione. In pratica avevamo il 61% ad esempio dei retail che erano corti sul dollaro, quindi mentre il dollaro continua il suo movimento di forza e abbiamo visto che anche le mani forti erano lunghe nell'ultima rilevazione dei dati del COT, i trader al dettaglio sono esattamente in posizione contraria, cioè sono corti. Cioè noi abbiamo sempre un posizionamento contrario a quello che è la scia delle mani forti. Le mani forti comprano dollari, i retail sono contrari e li vendono. Ad esempio, nelle ultime giornate si è sviluppato un ottimo sentiment long sulle franco-svizzero. Se andiamo a vedere il posizionamento delle mani forti, non vediamo se riesco a recuperare nuovamente la slide di prima. Qui già è la rilevazione della 49esima settimana, ma l'ultima è ancora peggio. Cioè le mani forti stanno riducendo le loro posizioni corte sul franco svizzero, cioè stanno comprando nuovamente contratti franco svizzero. Con la rilevazione della 49esima settimana siamo alla 50esima, quindi di 2 settimane fa stavano comprando 2129 contratti, quindi il sentiment che si stava sviluppando 2 settimane fa era quello di comprare franco svizzero per le mani forti. Vi dico già che l'ultima rilevazione è stata di 8000 contratti, quindi hanno ancora comprato franchi svizzeri. Ebbene, cosa fa la controparte? Cosa fanno i retail? Vanno a vendere franco svizzero. Si trovano esattamente dal lato opposto del mercato. Vanno a posizionarsi esattamente in min reverting su un trend direzionale. Quindi abbiamo la possibilità di vedere non dollaro franco svizzero o solo euro franco svizzero, ok? Ma ci dà la possibilità di andare a vedere cosa sta succedendo sull'intero paniere franco o ad esempio l'intero paniere yen, e quindi ci dà la vera percezione del sentiment. E cosa più importante, se leggiamo la slide, ci dice dove sono diretti i flussi di capitale. Cioè, se noi vediamo ad esempio che sulla sterlina abbiamo un sentiment del 50%, vuol dire che 3 giorni fa non c'era assolutamente nessun interesse nel tradare la sterlina. Inutile andare a cercare occasioni di trading dove non c'è volatilità, non c'è direzionalità, non c'è un sentiment, perché se i retail sono neutrali, quindi sono alla metà long per metà short, vuol dire che anche la controparte è neutra, quindi anche le mani forti non hanno deciso ancora se comprare o vendere quel determinato asset. Stanno di fatto lasciando il mercato che lavori da solo, quindi lasciano guidare ai retail un po' la giostra, lasciando di fatto senza direzionalità il mercato. Oggi, ad esempio, se andiamo a prendere le rilevazioni di oggi, vediamo che c'è stata grande direzionalità delle sterline a rialzo e i retail immediatamente hanno iniziato a vendere sterlina dollaro. Allora io vi voglio far vedere questa cosa, voglio condividere con voi un attimo il monitor, così cambio un secondo la condivisione per darvi proprio modo di vedere quello che sto dicendo. Allora, condividi,
Allora, monitor 5, ecco qui, condividi. Perfetto, dovreste vedere adesso la piattaforma. Ditemi se riuscite a vedere la piattaforma, per piacere. Datemi un rapido check in chat, per favore. Allora, se riuscite a vedere la piattaforma, perfetto. Oggi che c'è stata grande volatilità, direzionalità long sulle sterline, i retail, guardate cosa hanno fatto, hanno venduto a mani basse, siamo passati al 62% corti sulle sterline. Andiamo a vedere cosa ha fatto la sterlina. Il cable è partito da 1,31 e 60 minimi, si è andato a fare un movimento unidirezionale tutto in salita fino a 1,33,50, 1,33 dispari. Quindi il movimento unidirezionale di acquisto da parte delle mani forti è stato interamente venduto dai retail, tanto da posizionarli corti. Addirittura adesso anticipo un po' quelle che saranno poi le slide a venire, quindi vi do una piccola anticipazione di quello che vediamo sulla piattaforma. Quello che prima era un semplice istogramma, quindi un banale sentiment che oscilla tra 0 e 100, quindi va avanti e indietro in un range definito, lo andiamo ad esplodere in un grafico, quindi andiamo a vedere momento per momento qual è il sentiment che si sta sviluppando sul mercato. E mentre erano corti i retail su tutta la discesa, quindi delle sterline, di fatto al primo movimento contrario, quindi al primo movimento rialzista, addirittura la maggioranza, il 61%, si è andata a posizionare corta. Quindi il cambio di sentiment è stato repentino ed immediato. Allora, ditemi ora se, per favore, se vedete nuovamente le slide, datemi sempre un rapido check, chiedo scusa, ma ok, perfetto, quindi si vedono perfettamente le slide. Ok, vi ringrazio. Ok, quindi di fatto, vediamo come il posizionamento ci dà l'idea di dove sono diretti i flussi di ordine. Quindi ci interessa sapere come sono posizionati, ma anche dove sono posizionati, cioè dove vediamo maggiore interesse, dove davvero ci sono sbilanciamenti di sentiment. Perché se i retail sono sbilanciati su un determinato asset, con buona probabilità saranno sbilanciate anche le mani forti. Allora richiamo l'ultima attenzione e poi andiamo ancora avanti su quello che è il grafico, ad esempio il basket di Euro Franco Svizzero. Nel gruppo che abbiamo con i ragazzi di Discord, quindi con i ragazzi di TICMI, stiamo lavorando euro franco svizzero. Allora va da sé che euro franco svizzero sta facendo un movimento unidirezionale, ha fatto un movimento unidirezionale al ribasso. Qui forse lo vedete meglio nella seconda slide, un movimento unidirezionale al ribasso. Andiamo a vedere cosa succede sul cambio specifico, quindi sull'asset specifico, e cosa succede sul paniere? Cioè, vediamo che sul basket franco-svizzero i retail sono tutti corti, cioè dal primo movimento ribassista, quindi il primo breakout ribassista dell'asset, quindi il franco-svizzero sta salendo, i retail si vanno a posizionare tutti corti. Quindi cosa capiamo? Qual è l'informazione preziosa che noi riusciamo a tirare da questo grafico? Che il movimento di euro franco-svizzero, ad esempio, non è dettato solo dall'euro. Quindi andare a capire che non è tanto il basket euro a muoversi. I future sull'euro magari saranno fermi o comunque in leggero calo, ma chi si muove davvero è il franco-svizzero. Cioè il franco-svizzero, le mani forti stanno acquistando franchi svizzeri e la controparte, cioè i retail, stanno di fatto andando a venderlo. Quindi il capire qual è il basket che si muove, dove è focalizzato l'interesse delle mani forti, è un'informazione preziosa, perché è inutile andare a lavorare altri asset laddove non c'è interesse di chi ha tanti capitali, perché dovremmo essere noi andarci a posizionare su asset di fatto fermi, immobili, pietrificati. Quindi, tornando al nostro grafico, vediamo come sotto abbiamo ad esempio il posizionamento sul basket franco-svizzero, quindi posizionamento netto, corto per lo più dei retail, lungo tutto il movimento in trend, quindi il movimento direzionale di discesa, quindi di forza del franco-svizzero, è stato tutto venduto, quindi i retail vendono franco-svizzero, di fatto comprano euro franco-svizzero, quindi sul singolo asset, se andiamo ad analizzare solo euro franco svizzero, vedremo un sentiment netto lungo che perdura nel tempo. Quindi, mentre le mani forti saranno probabilmente
corti, quindi hanno spinto al ribasso questo asset, i retail lavorano contrari. Quindi io in questo momento ho di fronte la possibilità di andare ad analizzare senza sapere come sono posizionate davvero le mani forti. Io qui non ho la più pallida idea di come è magari il cot report, ma andando a vedere il solo posizionamento dei retail netti lunghi su un trend direzionale così chiaro, così esplicito, molto semplicemente andrò a ragionare nell'ottica che le mani forti staranno posizionati sul trend e quindi staranno vendendo euro franco-svizzero o per meglio dire comprando il basket franco-svizzero. Quindi l'informazione che ottengo è già più dettagliata e soprattutto è continua. Io non dovrò aspettare una settimana, non dovrò aspettare 10 giorni per avere l'informazione, ma ce l'ho immediatamente, ce l'ho momento per momento. Se questo è un grafico a candele orarie, io riesco ad avere questa informazione ad ogni ora, un aggiornamento costante di come si stanno posizionando i retail momento dopo momento su quel determinato asset. Quindi un'informazione davvero preziosa. Questo è il primo grande valore aggiunto che troviamo in piattaforma, ovviamente, e non riusciamo ad avere sul sito generico di MyFXBook. Ok, andando avanti, andiamo a leggere un po' che cosa ci rapportano le slide, così vedete, nel caso in cui volete poi le slide, avete un percorso già chiaro, già solo leggendole. Allora, andiamo a prendere quindi ad esempio il basket franco-svizzero. Sul grafico vediamo subito come ad un movimento rialzista del franco-svizzero, perché se euro-franco scende vuol dire che il franco sale, quindi ribassista di euro franco, i trader abbiano comprato euro franco svizzero prendendo posizione sempre più corta sul basket franco. Ok, quindi è chiaro il movimento, credo, la differenza tra la lettura del basket e la lettura del singolo asset. Allora, cosa capiamo? Che il comportamento tipico dei trader retail è un continuo lavoro contrario. Sono sempre posizionati contro il trend principale. Questa è la prima informazione utilissima. La seconda, mentre le mani forti lavorano in trend follower, i retail vanno in mirror averting, quindi continuano a cercare di prendere il coltello che cade. Io sono certo che la maggioranza di voi lavora in questo modo. Si va sempre alla ricerca del minimo. È sceso tanto, è sceso il 2%, il 3%, ora torna indietro, ora storna, ora compra. Poi non succede, continua a venire giù, allora ne compro ancora, cominciate a mediare, cominciate a martingalare, cominciate a appesantire le vostre posizioni sempre più contrarie ad un trend, perché pensate sempre che sia giunto il momento in cui il trend è finito e questo trend non finisce, continua a spingere, continua ad essere direzionale, perché non avete davanti a voi una lettura chiara del mercato, non sapete come guidare in autostrada senza specchietti, voi non sapete intorno a voi cosa succede, semplicemente vedete sfrecciare auto e cercate di seguire in qualche modo di difendervi, ma di fatto non avete la più chiara, la più pallida percezione di cosa sta succedendo. Io vi sto offrendo gli strumenti per leggere il mercato, quindi la prima nozione che noi impariamo in questo percorso è la lettura del mercato, e una volta imparata a leggere il mercato andremo a muoverci di conseguenza, cioè impareremo a muoverci come si muovono le mani forti, cioè dobbiamo imparare ad operare come operano i grandi speculatori, i grandi investitori. Non andiamo a prendere il coltello che cade. Se vogliamo lavorare, e vi farò vedere le metodologie in mean reverting, dobbiamo rispettare dei parametri, dobbiamo capire che le mani forti non stanno comprando più, noi seguiamo le mani forti e quindi dobbiamo inevitabilmente aspettare che i retail finiscano il loro sentiment per accodarci al posizionamento più importante delle mani forti. Bene, andiamo avanti. Allora, cosa altro vediamo dal posizionamento delle mani dei retail? Allora, io qui vi ho dato l'esempio di un grafico con un trend abbastanza delineato, chiaro, unidirezionale, tutto giù. Voi mi potreste dire, ok, Salvatore, ma il mercato non è sempre così unidirezionale, il mercato sale, scende, va, viene, cosa succede? Allora i retail cosa fanno? Sbagliano sempre, non guadagnano? No, non è così. Il retail, purtroppo, devo dire, così come le mani forti hanno un posizionamento di lungo respiro, cioè vanno a posizionarsi sul mercato e mantengono la loro posizione a lungo nel tempo, quindi su un trend lungo e duraturo, i retail continuano a cambiare di sentiment, cioè sono come delle bandiere al vento. Nel
momento in cui parte un movimento direzionale di salita, io qui vi ho riportato un grafico, qui lo vedete un po' più grande, un movimento chiaro di salita, quindi up, trend in salita, il sentiment si gira per lo più corto, quindi i retail vendono la forza, in questo momento questo è un grafico di dollar Canada H1, quindi vendono la forza, nel momento in cui il mercato storna, guardate cosa fanno, si girano immediatamente, diventano improvvisamente tutti contrari, tutti a comprare, e nuovamente il mercato gira e loro nuovamente si rigirano, cioè non riescono a mantenere il trend, non riescono a mantenere il posizionamento sul mercato, continuano a girarsi sempre in maniera contraria a quello che è l'assetto del mercato, non mantengono posizioni, vanno come le bandiere al vento, cercando sempre di cogliere i minimi e i massimi di periodi, senza andare alla ricerca minima né di un trend, né tantomeno dei momenti più opportuni per comprare o vendere anche in mini reverting. Quindi ai retail non importa quanti saranno gli swing di mercato, qui possiamo vedere swing in continuazione, il modus operandi dei retail resta sempre quello, cioè si lavora lavorano contrarian al movimento in atto. Parte un movimento direzionale long e sono sicuro che tanti di voi lo fanno, perché ne sono certo di questo, ho visto centinaia di trader e so che lo fate, cioè il mercato sale tanto, ok, è salito, ora lo vendo perché adesso rientra dove? Cosa? Se sta salendo molto probabilmente c'è qualcuno che sta comprando, andiamo a capire se è un movimento che ha una struttura, se ci sono davvero mani forti alla base di questo movimento che stanno spingendo il mercato al rialzo, e quindi inutile andare a mettersi noi piccoli trader contrari a questo mood, e cerchiamo di essere pazienti, aspettiamo il momento più opportuno e non facciamo, ecco, come la maggioranza dei retail, come bandiere al vento, ci facciamo condizionare da quelli che sono i movimenti di più breve periodo sul mercato. Qui vi ho fatto vedere le varie differenze. Allora andiamo quindi a vedere di fatto il sentiment, ok? Noi andiamo ad analizzare con questi strumenti il sentiment che c'è sul mercato. Non ci interessa il singolo ordine, il picco, la riduzione volumetrica, sì, ci interessa, ma relativamente la prima analisi che noi andiamo a fare è quella di un sentiment, cioè noi andiamo a vedere le percentuali di posizioni lunghe o corte che ci sono su un determinato asset, proprio per capire qual è il sentiment che predomina sul mercato. Se noi ad esempio abbiamo visto su euro franco questo movimento, vuol dire che il sentiment predominante di retail è long, cioè la linea verde indica ovviamente percentuali long che sono in maggioranza, per cui noi sappiamo che il sentiment delle mani forti è esattamente il contrario. Questa è l'informazione che noi in primis dobbiamo andare a cercare sul mercato, la prima informazione utile, poi via via andremo nel dettaglio e capiremo come utilizzarla e come leggerla. Quindi anche se senza sapere come sono posizionate le mani forti, dalla lettura del sentiment dei retail posso già intuire che i large speculator saranno la controparte di questo sentiment, quindi posizionati sul trend. Questa è l'informazione chiara che dobbiamo avere. Bene, allora abbiamo visto quindi che i cambi di direzionalità sono sempre lavorati in maniera contraria dai retail, questo è abbastanza chiaro. Cosa succede nelle fasi, quindi io vi ho intitolato questa slide sempre in merito ai retail, le fasi di no trend, cioè ok, questo quando ci sono dei trend direzionali, ma cosa succede quando non c'è trend? Il mercato, soprattutto in special modo l'FX, il mercato valutario, ha lunghi periodi di lateralità. E cosa facciamo allora nel periodo di lateralità? Come si comportano i retail? Noi sappiamo che i mercati sono strutturati in genere in fasi di trend, rialzista o ribassista, e fasi di lateralità, congestione, compressione, quello che preferite, ma di fatto lateralità. Cosa succede allora a questo punto? Succede che, come possiamo vedere qui sotto, vi ho riportato un esempio, di fatto il mercato si appiattisce, non c'è interesse, le mani forti lavorano sulle spinte direzionali, sui trend. Quando non c'è trend, l'interesse delle mani forti cala notevolmente e quindi vediamo che la controparte, quindi anche il sentiment dei retail, si neutralizza, ok? Quindi è un'analisi che non ci dà nessun vero spunto operativo, perché in questo range, di fatto, cosa fanno i retail? Vendono,
Ok, vi ho riportato la slide un po' più in grande. Vendono nella fase in cui il prezzo sale, il prezzo poi riscende. Cosa fanno? Chiudono e prendono profitto, il prezzo risale, di nuovo vendono e lavorano quindi tutto sommato anche in profitto nelle fasi di lateralità. Il trader medio lavora alla grande nelle fasi di congestione, nelle fasi di lateralità. La maggioranza dei trader riesce anche a guadagnare. Ed è lì il vero problema, perché io sono certo che la maggioranza di voi, quando compra un qualsiasi punto di questo grafico qui nella fase di lateralità, rivede il suo prezzo e dice: caspita, ho capito tutto, io compro qui al minimo, vendo al massimo, ho risolto. E poi ancora una volta, ok, beh, compro, poi magari viene anche un po' più giù e incremento, perché poi la maggioranza va a martingalare, il mercato storna nuovamente, quindi risale. Caspita, ho capito tutto, basta che continuo a mantenere il mio lato, io guadagno e compro quando scende, vende quando sale. Che ci vuole? È facilissimo. Bene, non è così, perché ad un certo punto, pam, la fase di lateralità finisce, partono i trend e guardate prima, ad esempio, cosa è successo: direzionalità su, giù, i retail tutti contrari, tutti a vendere la salita, tutti a comprare la discesa e quindi giù a soffrire, perché chi compra questo movimento direzionale di ribasso di fatto sta prendendo sulla faccia due, tre, quattro figure di movimento ed è lì che soffre ed è lì che non riesce in nessun modo a gestire la sua posizione. L'unico modo che ha è continuare ad incrementare le posizioni, andando sempre di più ad appesantire e a soffrire sul mercato. Io vi voglio condurre all'eliminazione di questa sofferenza. Voi non dovete stare lì con l'ansia di come va la posizione. Aspetto, ora compro ancora un po', ma sono corto di margine, non ho più. Sbagliatissimo. Stiamo sbagliando il nostro approccio, la nostra lettura del mercato. Allora, mi sono collegato tardi. Sì, le registrazioni ci saranno anche sulla pagina ufficiale YouTube di Tikmill Italia. Dopo, tra 2 minuti, concludiamo questa prima parte e vi do tutti i riferimenti. Però la lateralità del mercato lo si vede solo dopo. E certo, allora noi vediamo sempre postuma sia la lateralità ma anche la direzionalità. Cioè, noi non sappiamo mai quando parte veramente un trend, se non quando è partito. È chiaro? Così come non sappiamo mai la lateralità quanto perdura fin tanto che non è finita. Allora la chiave di lettura vera dov'è? Che noi riusciamo a capire sempre un po' prima come muoverci. Perché? Molto semplicemente, nella fase di lateralità io non opero, io sono fermo, io qui aspetto, al più posso lavorare, ok, up and down, se faccio del trading di breve, ma quella è un'altra storia, non è focalizzato su questa metodologia, ok? Io vi sto insegnando una tecnica, una metodologia di approccio al mercato. Io qui sto fermo, aspetto, io vado alla ricerca di movimenti direzionali. E quando il movimento è direzionale, che cosa ho? Ho sicuramente un approccio sulle aree, ad esempio, di resistenza, una partenza direzionale. E cosa faranno qui, secondo voi, i retail? Cioè, il retail che fino ad oggi ha venduto queste resistenze perché ha funzionato, ha detto: caspita, sono un drago sul trading, riesco a vendere benissimo le aree di resistenza e guadagno. Qui cosa farà al terzo tentativo? Continuerà a vendere e io qui avrò volumi in vendita, sentiment corto. E pam, il mercato brecca, magari al rialzo, al ribasso. Io adesso questo ovviamente non posso saperlo, ma nel mezzo io non opero. Vedo che il mercato ha breccato, mi confermo il breakout, i retail sono corti. Bene, io vado a posizionarmi contro quel sentiment corto. Io vado a prendere posizione con le mani forti, perché io lo so, l'ho studiato prima. Io so che le mani forti sono posizionate contro i retail. Io lo so prima. Quindi se i retail stanno vendendo queste resistenze, io vado a comprare, non ho paura. Ok, può fare il falso breakout. Beh, ragazzi, ok, dobbiamo strutturare poi un trading che ci difenda dai falsi segnali. Restano pur sempre metodologie che, se fossero certe al 100%, saremmo milionari. Dobbiamo poi strutturare delle metodologie, quindi il percorso poi continuerà. Non vi lascio solo con queste informazioni generiche, andremo nel dettaglio. Ok, quindi, vi ripeto, è una serie di webinar, quindi
Questo è l'introduzione per farvi capire il mondo nel quale io vi sto introducendo. Vi sto introducendo alla fine della sofferenza. Non dovete più andare a... Perché io lo so, voi qui sulla resistenza andate a vendere, il mercato parte, l'unica cosa che fate è continuare a vendere. O se viene giù, comprate. E non lo sai, come dice Fedele, non sai se è lateralità, se sta continuando o è partito un trend. Se è partito un trend, noi rischiamo di farci veramente male. Rischiamo di soffrire a lungo nel tempo con un mercato direzionale e non abbiamo vie di uscita. Ok, perché poi non riusciamo a stopparci. La psicologia del trader è quella, non riesce poi a fermare più l'emorragia, quindi noi dobbiamo cercare di impedire proprio il sorgere dell'emorragia. Ok, il trend parte, entreremo probabilmente in leggero ritardo perché andremo a creare delle strutture di trading ovviamente con delle conferme, ma se prendiamo un trend direzionale noi guadagniamo tanto lungo tutta l'espansione di volatilità. Quindi il nostro trade sarà ovviamente profittevole sulla distanza. Cioè io qui, nel momento in cui i trader vanno a comprare, io qui sto vendendo e ho un tanto spazio per vedere un movimento che mi ripaga pieno di magari uno o due stop che posso essere andato a prendere per delle false partenze. Detto ciò, andiamo a concludere questa parte teorica, ok? Quindi qual è la filosofia che c'è dietro questa analisi, andando a capire l'analisi quindi delle mani forti e quella di retail. Allora abbiamo visto che i dati del COT, quindi vedere una delle due facce, la faccia che tendenzialmente è sempre dal lato buono del mercato, spinge sul trend e si trova sempre nel verso giusto del mercato perché segue il flusso, di fatto è un'ottima indicazione, è un'informazione importantissima che ci permetterebbe di guadagnare tanto. Il problema vero è che è molto lento, cioè il contro è che c'è una lentezza nella pubblicazione dei dati. Avere delle rilevazioni una volta a settimana postumi di una settimana di certo non mi consente un trading nel breve, nel medio, di sicuro non nel brevissimo, neanche nel breve, al più forse su lunghissima gettata. I pro sono ovviamente che riesco a capire qual è il sentiment di lungo che si sta sviluppando. Se io vedo che le mani forti comprano franco, i retail lo vanno a vendere, io se voglio lavorare in mi reverting dovrò essere paziente, non vado a posizionarmi contro un flusso forte come quello che si sta verificando con le mani forti, non vado a posizionarmi contro le mani forti. Quindi la lettura del posizionamento delle mani forti è ovviamente la chiave di guida per quello che può essere il flusso principale. Ovviamente anche l'analisi retail ha i suoi pro, cioè compensa la lentezza dei dati che ci offrono i dati del COT, quindi io riesco a sapere ogni istante, momento per momento, ora dopo ora, ma anche sul grafico a 15 minuti e nella sezione che andiamo a fare al prossimo appuntamento, lo andremo a vedere con tutti gli strumenti, anche a 5 minuti, quindi ogni candela, il vero posizionamento dei retail, e quindi ho un'immediatezza del dato. Il contro è che i retail non mantengono un trend, i retail continuano a cambiare il loro sentiment con estrema rapidità, con cambi, così come la bandiera va spinta dal vento, ok? Quindi di fatto diventa poi importante avere una struttura di trading che ci consenta di setacciare i segnali e quindi di capire quali di questi sono davvero utili e tradabili. La conclusione, quindi cosa abbiamo imparato oggi? Punto primo, il trader medio, ok, taglia i profitti e lascia correre le perdite. Purtroppo è così, perché nel momento in cui io guadagno, comincia ad uscire dal mercato. Ve l'ho fatto rivedere anche qui. Cosa succede? Il trader che ha preso posizione, di fatto posizione corta su tutta la salita di Dollar Canada, cosa succede appena Dollar Canada viene giù? Scappano. Guardate come crollano di fatto le percentuali corte. Piombano giù, quindi subito si prende profitto, si scappa dal mercato, mentre si lasciano di fatto correre
si lasciano correre le perdite, non c'è verso, ragazzi. Quando il trader è in perdita, le lasciano andare, non riescono ad arginare, non riescono di fatto a trovare un modo per arginare queste emorragie. Perché il punto 2, il trader medio è portato a mediare, non accetta la perdita e si espone sempre tanto. La martingala è il primo approccio che si ha. Allora, anche io lavoro partiamo da un presupposto, io non sono un integralista. Anche io lavoro le martingale, non credo che la martingala uccida nessuno, sempre che si sappia quello che si sta facendo. La maggioranza dei trader non ha la più pallida idea di quello che fa sul mercato. Comincia a comprare o a vendere con delle size così, senza sapere bene che cosa fa, senza sapere che se il mercato gli viene contro e vuole in qualche modo mediare, si ritroverà molto esposto. Cioè io devo partire dall'idea che se mi parte un trend di questa portata, ok, per tornare al discorso di Eurofranco, se io qui entro con esposizioni grandi all'inizio di questo movimento di discesa, cosa farò quando il mercato mi è venuto contro due, tre, quattro figure? Avrò bruciato il conto, avrò bruciato il mio conto. Dovete ridurre le leve, dovete essere in grado di gestire il vostro rischio. Questa è la chiave per sopravvivere. La maggioranza dei trader brucia i loro conti perché su movimenti direzionali così impulsivi non fanno altro che esporsi, esporsi, esporsi senza il controllo del rischio, senza sapere quello che fanno. Quindi, casi sono due: o riuscite a gestire la vostra esposizione sul trend e non contro trend, o dovete in qualche modo ridurre la vostra esposizione, ridurre le leve. E questo lo vedremo nella sezione operativa del prossimo webinar. Allora, voglio concludere dicendo che il terzo punto che portiamo a casa stasera, la maggioranza dei trader non ha una vera strategia. Quello che vediamo da questi posizionamenti, qual è? Tende semplicemente a sovraesporsi sul mercato. Il trend cammina, io continuo a comprare se scende, se sale, io continuo a vendere, ma non hanno, la maggioranza di loro, non hanno una strategia delineata, non sanno quello che stanno facendo. E questo ovviamente porta alle conseguenze che molti di voi magari avranno vissuto sulla loro pelle, perché tutti i trader hanno passato la fase in cui si perde. E quindi sapete bene che la maggioranza va a bruciare i conti e non riesce più a gestire le proprie posizioni. Questo è quello che noi andremo ad evitare. Allora, nel prossimo appuntamento entreremo nella parte più operativa, ok? Nella parte più operativa di questo corso, quindi andremo a vedere quali sono gli strumenti, tutti i tools, la dashboard, le posizioni, il time in sales, i prezzi medi di carico, come andiamo ad analizzare il posizionamento dei trader. Quindi vi faccio dare una carrellata veloce alle slide, vi farò vedere tutti i vari settori, come vengono a verificarsi le variazioni percentuali e come andare a leggere i lotti. Noi qui abbiamo anche i volumi, cioè riusciamo a capire quanti lotti ci sono lunghi o corti e come questi influenzano le percentuali. Quindi non cadiamo nell'inganno di vedere movimenti percentuali che non sono dettati dai volumi reali. Quindi il sentiment sulle principali valute, l'SP, l'LP, le varie martingale, questo è quello che vi dicevo prima. Qui vediamo come riusciamo con questi strumenti, andremo poi a prendere ovviamente la piattaforma e andremo a vedere come la maggioranza di rete lavora in martingala, continua ad incrementare con size sempre più pesanti, via via che il mercato gli viene contro, per poi andare di fatto alla sezione operativi. Questo ancora tutte le descrizioni che vi servono per conoscere gli strumenti, il timing sales ovviamente con tutte le sue sezioni, per giungere poi alla parte più succulenta che poi i prezzi medi di carico, ok? Quindi vedete ancora quanti argomenti dobbiamo trattare, che sono queste che di sicuro interessano di più, le metodologie per quanto riguarda metodologie in trend follower e quanto riguarda le metodologie in mean reverting. Quali saranno i paletti da dover avere, quali saranno le condizioni necessarie, e quindi andremo di fatto a visualizzare un po' tutto il percorso che vi porterà ad un trading profittevole. Allora, ritorniamo al nostro punto di partenza, ok? Senza andare, quindi abbiamo concluso questa prima fase di fatto, ok? Di didattica, di teoria, chiedo scusa,
questa prima fase di ore, dedico 2 minuti alle domande e chiudiamo il webinar. Allora, le laterali, ok, lo si vede solo dopo. Come utilizzi le medie in questo contesto? Allora, vi farò vedere poi anche l'utilizzo delle medie. Non sono necessarie di fatto per l'utilizzo di queste metodologie, ok? La media, io la utilizzo solo per le indicazioni di trend e inversioni di trend. Poi vi farò vedere nella parte più operativa perché alla fine di questo percorso, quindi faremo la parte dedicata agli strumenti, poi andremo alla parte dedicata alle metodologie e avremo poi un appuntamento operativo, cioè dobbiamo andare sul mercato, fare delle analisi e cercare di capire come mettere in pratica quello che stiamo dicendo adesso, altrimenti non ha senso. È ovvio che noi, sapete, abbiamo un appuntamento quotidiano con i webinar live al mattino 8:45 sulla pagina TICMIL Italia, YouTube e anche su Facebook. Vi faccio sempre la live del mattino con questo tipo di analisi, quindi potete ovviamente usufruirne gratuitamente giorno dopo giorno. È un percorso che vi accompagnerò nella formazione continua. Importante la leva, sicuramente. È alla base proprio dell'approccio sul mercato. Tutto sta nel cercare il timing giusto e leva corretta, esattamente, fedele, che sia sostenibile sia a livello di conto che soprattutto gestione mentale. Sicuramente. Allora dovete mantenere sempre un capitale psicologico molto, molto, molto alto, non andare in sofferenza. Io quello che vi ho fatto vedere è che la maggioranza dei retail soffre sul mercato perché non sa quello che sta facendo, non sa come gestire quella posizione, è sovraesposta e l'unica cosa che fa continuare a sovraesporsi, quindi io vi darò la chiave per capire quello che sta succedendo intorno a voi e come, non, come evitarlo, come essere superiori alla maggioranza di retail, come ca non cadere in quella percentuale di retail che perde. Quindi riduzione in primis della leva, un trading strutturato con degli ordini e con una metodologia di trading profittevole nel tempo, che sia essa sia in trend follower, sia essa anche in mean reverting. Quindi completo. Ok, allora, quando però, allora tutti i mercoledì, Antonio, tutti i mercoledì, il prossimo sarà mercoledì 29, quindi mercoledì 29, poi mi pare che il 5, l'altro mercoledì, tutti i mercoledì alle 19, se vi siete iscritti a questo webinar, sicuro vi arriverà la mail anche per il prossimo, quindi il reminding, tutti i mercoledì alle 19, questo è il primo ciclo che poi magari riproporremo più in là nel tempo, ma è il primo argomento, poi affronteremo tanti tanti altri argomenti, quindi anche l'esposizione sul mercato, la leva, tanti tanti argomenti, quindi seguiteci perché saranno tutti webinar molto molto interessanti. Questo tools è subito disponibile quando si scarica? No. Allora, questi tools, no, allora, Simone, questi tools vengono dati a tutti i clienti real di TICMIL con un conto di almeno 1.000 euro, quindi anche perché puoi tradare solo un micro, quindi meno di un micro non puoi fare, ovviamente, per cui almeno 1.000 euro ti necessitano sul conto e ti vengono forniti, ovviamente, tutti i tools che hai visto, quindi tutti gli strumenti, tutta un'altra serie di tools che faremo vedere volta per volta, ce ne sono tanti a disposizione dei clienti real di TICMIL, tutti gratuiti, quindi non dovete poi pagare nulla, i 1.000 euro che sono sul conto sono i vostri, ovviamente. In più avete l'accesso a tutti i canali di Discord, quindi tutti i contenuti didattici, i webinar, il live, il trading che facciamo insieme, quindi io vi seguirò in un percorso formativo passo dopo passo, faremo il trading insieme, quindi avrete davvero un percorso completo. Ok, dove trovo gli indicatori che hai mostrato? Allora ti ho detto basta che mandate anche una mail o a me, quindi vi ho fatto vedere, vi rimando subito, perfetto, qui o mandate a me, ok, a bilotta18@gmail.com o anche a Giuseppe Ciricola, voglio dire, uguale, ci trovate ovviamente su tutti quelli che sono i canali TICMIL Italia, ok, è abbastanza facile trovarci, eccoci qui, aspettate, ho sbagliato, chiedo scusa, eccoci qui. Oh, non mi vedete, mannaggia, ok, è al contrario, va bene, ok, la pagina Facebook, YouTube, web e Telegram, vi ho messo qui tutti i riferimenti, se vi iscrivete gratuitamente al canale
Telegram Working Forex, trovate sia me che Giuseppe Ciricola che Salvatore Labriola. Vi diamo tutta l'assistenza necessaria per avere i tools, per l'installazione, per la condivisione, tutto, tutto, tutto. Ti ringrazio, Fedele, davvero molto, molto gentile. Sei davvero molto, molto, anche tu molto bravo. Sei un ottimo programmatore. Ho seguito il tuo webinar sul Pyramid Grid, che poi andremo ad affrontare, però ovviamente in chiave non così tecnica. Ovviamente ti ringrazio di essere ok, ti ringrazio dei complimenti, ragazzi. Ovviamente buon Natale a tutti, vi ringrazio, auguro a tutti voi buon Natale davvero di tutto cuore, grazie a voi. Ok, perfetto. Allora, ragazzi, io vi ringrazio a tutti. Vi rimando a mercoledì prossimo, quindi il prossimo sarà il 29. Andremo nella parte più dettagliata, quindi andremo a scoprire la piattaforma, quindi con tutti i tools e tutti gli strumenti per capire come utilizzarli a nostro vantaggio, e spero di riuscire già nel prossimo webinar a giungere, quindi ad approdare anche alle metodologie, così in due webinar da dare già i contenuti completi, magari apriremo uno spazio per le domande e avremo modo di approfondire ulteriormente. Se vi è piaciuto, i canali per seguirci li avete. Ovviamente, questo webinar trovate la registrazione sul canale YouTube TICMIL Italia. Vi ringrazio ancora, auguro a tutti un buon Natale, buone feste e buon trading a tutti. Ciao ciao!